Uno degli elementi su cui si è maggiormente discusso quando è stata stabilita la riapertura della didattica in presenza è stato l'impatto che ci sarebbe stato sul sistema dei trasporti pubblici e sulla conseguente possibilità di rispettare i limiti del 50% della capienza di autobus e treni delle ferrovie secondarie. Roberto D'Antonio è in collegamento con Umberto De Gregorio, presidente dell'EAV, la società che gestisce in Campania i collegamenti su ferro e gomma a Napoli e provincia. Sì, oggi praticamente, Presidente, siamo venuti da lei perché, insomma, in Campania c'era la prova generale di quello che accadrà il prossimo 26 aprile quando riaprirà tutto il mondo della scuola. La Campania oggi è passata dalla zona rossa alla zona arancione, quindi sono riandate a scuola gli studenti della seconda e della terza media. Beh, insomma, questa prova generale per i servizi dei trasporti, ricordo, lei presiede le ferrovie della Circumvesuviana, della Circumflegrea, praticamente di tutta l'area della provincia di Napoli. Come è andata questa ripartenza parziale della scuola? Oggi è una giornata un po' ibrida, cioè si riparte lentamente, molte scuole ancora, poi in molti comuni in realtà non sono partite. Noi colleghiamo prevalentemente la periferia orientale e quella occidentale con il centro della città. Abbiamo messo in campo una serie di servizi aggiuntivi dedicati ai trasporti scolastici. Oggi è andata abbastanza bene, senza problemi particolari. Ma non sono preoccupato per oggi, sono preoccupato per il domani, in senso un po' ampio. Ecco, il 26 aprile, quando tutto il mondo della scuola ripartirà, fermo restando i limiti del 50% dell'utilizzo dei mezzi di trasporto, della capienza consentita, lei teme forti contraccolpi per il sistema dei trasporti? Ma innanzitutto è sbagliato dire che la preoccupazione del settore dei trasporti, perché i NAS che hanno verificato facendo dei tamponi ai pullman e ai treni, non alle persone, ai pullman e ai treni, in Campania hanno trovato tutto ok, cioè nessun treno contagiato. Nel Lazio qualche problema. Qui e lì nell'Italia qualche problema, ma il 97% dei tamponi ha dato esito negativo. Quindi i trasporti al momento, con le sanificazioni che vengono fatte, sono abbastanza tranquilli. Se apriamo tutto al 100%, noi dovremo dare anche la possibilità ai mezzi di trasporto di viaggiare al 100%. D'altronde, quando siamo entrati nella zona tranquilla nell'estate scorsa, la capienza è stata portata dal 50 all'80%. Ora, se a scuola si pensa che gli studenti possono entrare in classe tutti quanti insieme, okay? E si aprono tutte le attività commerciali, anche i ristoranti, eccetera, e poi si chiede alle metropolitane di far viaggiare soltanto il 50%, mentre prima del Covid, lo sappiamo tutti, erano al 150%, ma non a Napoli, anche a Roma e Milano. Ma di che parliamo? Cerchiamo di essere seri. Quindi lei è molto preoccupato per gli scenari che si apriranno da qui a una settimana? No, io sono sicuramente certo, sono sicuramente certo, scusi il bisticcio di parole, che se riapre tutto e si lascia la capienza al 50%, succede un macello, perché nel senso che non si potrà rispettare quello che prevede la norma, come avviene normalmente in Italia, perché sabato, domenica, venerdì la Campania era zona rossa, si poteva uscire solo per motivi di necessità, ma le strade erano piene di gente. Bisogna fare delle norme che siano pragmaticamente sostenibili. Se si dice, caro De Gregorio, tu devi andare sulla Luna, sì, la legge lo può prevedere, ma De Gregorio da solo sulla Luna, neanche con l'elicottero che si fa pressare a un amico, ce la fa ad andare. Proprio facendo seguito alla fotografia che lei ha fatto di un sistema dei trasporti sostanzialmente sottodimensionato, le chiedo se nell'ambito del Recovery Plan ci saranno dei progetti che investiranno proprio il sistema delle ferrovie secondarie di una delle aree più densamente abitate dell'intera Europa, qual è la provincia di Napoli. L'EAV sarà un soggetto destinatario di risorse nell'ambito del Recovery Plan? Abbiamo presentato una serie di progetti che valgono oltre 1 miliardo soltanto per quanto riguarda EAM e siamo molto confidenti perché, come dire, abbiamo appunto dei progetti esecutivi, in alcuni casi addirittura delle gare già svolte, che
un miliarduccio l'EAV se la prende, ma non per giocare, bensì appunto per portare a casa una serie di interventi infrastrutturali che erano già in qualche maniera programmati, ma che per carenze di risorse e per lentezza delle procedure non si riuscivano a gestire. Ora credo che ci siano dei spazi importanti sia su un fronte sia sull'altro, e quindi sono confidente, come sono confidente ed ottimista in generale, che noi supereremo questa brutta pagina del Covid e che vedremo una stagione che, con tutti i problemi che possiamo avere, comunque poi sarà superata con serenità. Io sono sempre positivo. Presidente, la ringrazio, ovviamente approfitteremo di lei per verificare appunto ciò che accadrà nelle prossime settimane nel sistema dei trasporti dell'area metropolitana di Napoli. Grazie a voi.